avuto modo di leggere le dichiarazioni del professor Zeppilli, nominato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina quale capo della commissione scientifica della federazione, in merito alla ripresa dell'attività dei campionati professionistici. E devo dire che sono state dichiarazioni particolarmente convincenti. Mi pare che sia stato creato un protocollo inappuntabile e che tante altre dichiarazioni rese da altri esimi cultori della materia, professori, scienziati, eccetera, circa la negatività del loro orientamento per la ripresa dell'attività sportiva, mi pare che siano decisamente avventurose, tanto è vero che molti da prima si erano azzardati a definire intempestiva, immotivata e non comprensibile l'importanza da dare al calcio. Poi dopo si sono molti di questi affrettati ad un precipitoso dietrofront. Non capisco perché, se dobbiamo avviarci ad una ripresa in cui probabilmente saranno consentiti nuovamente gli spostamenti, quindi con migliaia di persone in strada, in auto, nei trasporti pubblici, c'è una vita perlomeno operativa da riprendere, seppur con tutte le cautele del caso, con mascherine, con guanti, rispettando il metro di distanza per i rapporti, diciamo, di carattere sociale, e perché poi nel calcio, dinanzi a tutte le cautele garantite da un insigne scienziato come Zeppilli, poi non dobbiamo dirci sicuri. Io sono favorevole e sono veramente contento che il calcio riprenda. Avere la certezza del rischio zero significa richiedere l'imponderabile. E quindi dopo l'A e dopo la B possa riprendere anche la Serie C. Questo è il mio augurio. Ecco, avvocato, un messaggio ai tifosi biancoverdi. Sappiamo che lei è legato alla piazza Bellinese. Fino adesso non ho mai avuto un euro dalle esigenze dell'Avellino, ma si vive anche di amore, di affetto, anche di gloria. Quindi non è vanagloria, ma essendo stato ricambiato, non posso che avere un magnifico ricordo. E non è detto che poi non prosegua la mia attività con la nuova compagine dell'Avellino che mi sembra dotata di notevole capacità sotto ogni profilo.